Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona speciale non potevamo non parlare in due parole dei manuali utente. In questa puntata guarderemo rapidamente il manuale utente dell'Apple IIe e il mitico manuale, che poi a vedere bene, lo vedremo insieme, non era proprio veramente eccezionale. La prima parte era composta da quello che vedete a video, ossia un manuale dell'Apple IIe che spiegava rapidamente il funzionamento del computer, ossia da cosa era composto. Qui abbiamo il primo capitolo, quello riguardo all'assemblaggio del sistema. L'Apple IIe non era proprio facilissimo, non era plug and play, a differenza dell'Apple IIc, che bastava attaccare due cavi e si era già pronti a funzionare. Più complicato indubbiamente era l'Apple IIe che andava montato. Abbiamo il capitolo della conoscenza del sistema, dove si danno i rudimenti, diciamo, del sistema, del computer, cosa fa, come funziona, anche qui la stessa cosa, quindi un'infarinatura molto superficiale come vedremo. Poi l'uso del sistema operativo, i comandi principali, i veri e poi i programmi, diciamo quelli più importanti di produttività personale, poi processor, database, fogli elettronici, poi la programmazione. Ecco, qui vedremo che in questo manuale utente dell'Apple era veramente pessimo, non c'era scritto proprio nulla, a differenza invece del bel manuale del Commodore 64. Capacità di aggiungere altri elementi al sistema e poi, diciamo, un piccolo FAQ, delle domande più frequenti riguardo a possibili guasti. Ecco, andiamo a scorrere quindi insieme, diciamo, tutta la relativa parte dei vari capitoli, per cui la prima parte è l'assemblaggio del sistema. Come si può vedere a video che scorre, ecco, aprire l'imballo, incominciare a aprire il cofano del 2, dopodiché c'era da metterci le schede del disk drive, che non era proprio una cosa facilissima per uno che non aveva mai visto un computer in vita sua, perché c'era da inserire delle schede, da piegare delle flat strip e poi inserirle, vabbè, correttamente, altrimenti si facevano danni. E comunque, ecco, non era proprio facilissimo, ecco, l'introduzione, però, diciamo, una volta raggiunti i livelli di know-how minimi, la parte poi dopo diventava un po' più semplice. Indubbiamente non era proprio plug and play l'Apple IIe, a differenza dell'Apple IIc che era molto più semplice. Conoscenza del sistema, ecco, nel capitolo di conoscenza del sistema si dà un'infarinatura proprio superficiale di cosa sia il mondo dell'informatica per quanto riguarda periferiche, CPU, a cosa servono le periferiche, come si utilizza il disk drive, come si accende e si spenge la macchina, la tastiera a cosa c'è e a cosa serve, quali tasti sono importanti, quali tasti no, l'importanza del tasto return in una interfaccia a linea di comando, le frecce, le lettere. Quindi la peculiarità importante per il 2 è che aveva, diciamo, una doppia tastiera, sia una tastiera QWERTY con la Z, quindi una tastiera italiana con la M accanto alla L, quanto un selettore inferiore in cui era possibile switchare a una tastiera QWERTY, quindi con la W tra la Q e la E, con la M che invece era spostata in basso al posto punto interrogativo. Questa è una peculiarità importante che aveva l'Apple IIe. L'importanza del tasto ESC, i tasti del CTRL me la piena, CTRL RESET me la vuota, e CTRL RESET me la piena per fare test, diciamo, di buon funzionamento dell'Apple IIe, mentre il primo è il CTRL RESET me la vuota per resettare il funzionamento del sistema. Ecco, questo è proprio da direi, diciamo, un
un'infarinatura da elementari per spiegare un po' cos'era un computer e come funzionava, però diciamo in per sé era efficace per uno che non aveva mai visto un computer. Questo manualetto, queste prime pagine davano un'infarinatura di cos'era il mondo dell'informatica, cos'era questi oggetti misteriosi che processavano programmi. Utilizzo del sistema operativo, ecco qui già si entra un po' in qualche comando, che dove vengono forniti tutti i comandi più importanti del DOS, che poi più usati erano il catalog e l'init, perché poi per il resto se uno voleva copiare qualche cosa si utilizzava il software dei copiatori che facevano tutto loro e non c'era proprio nessun problema nemmeno per unlockare in sostanza i programmi. Ok, messaggi di errore, le tipologie delle directory con i vari file, file binari, file in Apple Soft, file di integer basic che non lo usava nessuno, file di testo e con i vari comandi per caricare. Peculiarità è che si poteva, diciamo, per caricare un programma e processarlo, non serviva caricarlo e poi processarlo, si poteva già digitare direttamente run il relativo programma e il DOS faceva già tutto per conto suo, a differenza del Commodore 64 che prima si doveva caricare e poi processare. Qui si poteva andare direttamente con il run per le applicazioni, per i programmi in Apple Soft. Vediamo un po', programmi seri, programmi ricreativi, ecco il capitolo 5 è veramente un capitolo insulso che non serviva proprio a niente, perché a parte dare un'infarinatura della cosa più importante che erano i word processor, gli spreadsheet e il database, per il resto non c'era nulla, diciamo, di che, e nemmeno sistema, e nemmeno applicativi in bando con l'Apple 2, a differenza dell'Apple 2C come poi vedremo. E quindi questa parte del manuale utente dell'Apple 2 è veramente scadente, perché non c'è niente. Come vedremo poi nella parte dopo, per quanto riguarda la programmazione, ecco, la programmazione, anche se non ce la mettevano, questo capitolo praticamente risparmiavano perlomeno i fogli, ma non era più leggera, perché non si spiega nulla all'utente, ma si rinvia da comprare libri aggiuntivi come l'Apple Soft Tutorial, che non è che costasse praticamente proprio poco, e quindi da questo punto di vista, ecco, la Commodore, indubbiamente il manuale Commodore era decisamente migliore di quello Apple. Aggiunta dei sistemi e altri elementi al sistema, qui si dava l'infarinatura di cos'altro ci si poteva aggiungere come stampanti, un altro eventuale disk drive e ovviamente la scheda seriale che serviva per pilotare la stampante. Registratore a cassetta, ecco, una cosa più stupida non ci di questa non ce la potevamo mettere, perché dato che di serie solitamente ci aveva, si acquistava un disk drive, se uno aveva un disk drive del registratore a cassetta se ne sbatteva i cosiddetti ballon. E poi niente, questo è più o meno il manuale utente dell'Apple 2, con l'ultima parte che era relativamente utile a grattarsi un po' i cosiddetti zebedei, perché era la ricerca dei guasti, e quindi se uno si trovava in queste peste, ecco, non era una cosa buona. In genere magari erano a volte per lo più qualche cavo un po' lente, ma quando poi spuntavano problemi gravi come ad esempio la tastiera, che dopo un po' di anni dell'Apple 2 incominciò, la mia incominciò a malfunzionare, ecco, erano veramente cazzi amari, perché c'era da riparare i tasti, smontare, manutenzioni costosissime. Quindi ecco, detto tutto per questa puntata è tutto, un salto nell'antico manuale per quanto riguarda il manuale utente dell'Apple 2. C'era poi un secondo manuale dedicato al Pro DOS che era praticamente quasi identico come a questo, perché si illustrava qualche comando in più del il Pro DOS aveva qualche comando in più, come ad esempio la presenza di subdirectory, mentre nel DOS non erano presenti le subdirectory, quindi le cosiddette cartelle oggi che le utilizziamo comunemente. Nel DOS non c'erano, mentre nel Pro DOS c'erano le subdirectory, quindi si potevano creare cartelle.
questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.